Nantes, febbraio 2016. Mentre discutono sull'origine della parola turbolenza, David Letouzet, ricercatore presso l'École Centrale de Nantes, e Andrea Colagrossi, ricercatore presso l'Istituto di Ingegneria del Mare di Roma, scoprono da un corso di Stanford uno studio idraulico disegnato da Leonardo da Vinci. Guarda, sì, proprio qui poi vedi, cita proprio la pagina del codice atlantico. Sì, è scritto in inglese. Già. Alcuni mesi dopo, mentre guarda delle simulazioni di impatto di un'onda su una colonna, Andrea ritrova dei fenomeni che ricordano lo studio progettato da Leonardo da Vinci. Propone quindi a David di studiare il disegno per il 500° anniversario della morte di Leonardo. Guardavo un po' questi disegni di Leonardo e alla fine penso che con una simulazione nostra potremmo riuscire a riprodurre qualcuno di questi disegni. Perché ne pensi? Ma il problema è che non abbiamo la grandezza del disegno, no? Sì, infatti. C'è la cascata. David trova che sia un'ottima idea per la loro squadra franco-italiana che lavora insieme da 15 anni. Andrea, con il suo collega Salvatore Marrone, va in visita da David nella sede dell'École Centrale de Nantes. Si chiedono come poter riprodurre questo famoso disegno con le loro simulazioni numeriche, senza però veramente sapere cosa sia stato disegnato. A Roma, Andrea conduce ricerche sulla storia del disegno. Va persino a Vinci per visitare il museo e le biblioteche della città, alla ricerca di qualsiasi informazione. Mi chiedo come abbia fatto Leonardo ad immaginare le strutture di questi flussi turbolenti. Chiede anche aiuto al pittore e storico dell'arte Rodolfo Papa. Quest'ultimo spiega che per Leonardo il disegno è un sistema completo che include tutta la conoscenza umana, dall'anatomia alla geologia fino alla botanica. Leonardo usa il disegno per descrivere le leggi della natura, invece di usare la matematica come verrà fatto in seguito. Il disegno per Leonardo è un vero e proprio strumento di analisi e non solo di descrizione. Nello stesso tempo, David incontra lo storico delle scienze Jean Dombre a Parigi e anche lui afferma che Leonardo, più che un teorico, è un osservatore metodico della natura. Nel frattempo, Salvatore esegue le prime simulazioni, che però non riescono ad avvicinarsi al disegno di Leonardo. Ritorna quindi nei dintorni di Vinci per cercare di capire meglio il tipo di flussi che Leonardo aveva osservato e disegnato. Da parte sua, in Francia, David inizia vari esperimenti per cercare di determinare anche le condizioni del flusso disegnato da Leonardo, tra cui la scala della rappresentazione e la profondità del bacino. David propone quindi di utilizzare il supercalcolatore dell'École Centrale de Nantes per effettuare simulazioni molto più precise. A Roma, Salvatore e Andrea si rivolgono a Paolo, graphic designer, per migliorare la visualizzazione delle prime simulazioni 3D realizzate. I dati delle simulazioni del supercalcolatore sono troppo pesanti e i dischi rigidi devono perciò essere spediti in Italia per posta. Con i nuovi dati e grazie alle visualizzazioni di Paolo, le simulazioni diventano molto più realistiche. La turbolenza è chiaramente visibile all'interno del flusso, tuttavia la superficie dell'acqua rimane ancora molto diversa da quella rappresentata nel disegno di Leonardo. Nell'investigare le origini del disegno e i commenti degli specialisti,
Il team nota che spesso viene menzionato il ruolo dell'aria nel fenomeno osservato. Così Salvatore e Andrea decidono di introdurre nelle simulazioni anche la modellazione dell'aria. Roma, aprile 2019. Andrea, Paolo, Salvatore guardano le ultime versioni delle simulazioni. Guardalo, guardalo come sale. No! Oh, grazie! Chiamano immediatamente David per annunciare che dopo 3 anni di ricerche e di lavoro avanti e indietro tra Francia e Italia, le simulazioni sono finalmente vicine ai disegni di Leonardo. Ancora oggi ci si chiede come sia arrivato Leonardo da Vinci a realizzare questi disegni. Come riusciva a immaginare quei vortici che non poteva vedere? E come ha fatto ad analizzare i dettagli di quei flussi complessi quando le conoscenze per descriverli sono arrivate soltanto diversi secoli dopo? Oggi abbiamo a disposizione teorie e metodologie avanzate che ci consentono di visualizzare in dettaglio questi flussi e ci rendiamo conto che sono ancora molto più complessi di quanto non immaginasse Leonardo. In effetti, la turbolenza che li caratterizza è tuttora un fenomeno poco conosciuto. E in qualche modo, non è proprio questo ciò che ci fa andare avanti?